Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Allora, quello che sto girando adesso è il video delle letture di luglio. A luglio purtroppo ho letto soltanto 3 libri perché ho avuto una serie di spettacoli che organizziamo con un gruppo giovani del quale faccio parte ogni anno, e quindi avevamo degli spettacoli di canto e un musical in particolare, abbiamo interpretato Il Re Leone, quindi insomma era la prima, era il debutto, avevamo tanto da mettere a punto, dovevamo fare le ultime prove, quindi luglio è stato un po' impegnativo. Comunque sono abbastanza soddisfatta di averne letti 3, anche se le mie letture non mi hanno in realtà soddisfatta pienamente. Il primo libro che ho letto è stato La donna dal taccuino rosso di Antoine Loren. Avevo comprato questo libro in un'occasione in cui andai a Firenze, non so se ricordate, comunque andai a Firenze a comprare un po' di libri per il negozio dal mio rivenditore, qualche libro me lo portai a casa. Avevo comprato tanti libri piuttosto pesanti come tematiche e quindi avevo deciso di acquistare questo per una questione di leggerezza, ecco, perché ogni tanto mi piace anche leggere qualcosa di un po' più frivolo, un po' più leggero, un po' più tranquillo. In realtà questo libro mi ha delusa perché sì, va bene la leggerezza, però il libro deve essere anche scritto bene, ovviamente, quindi praticamente la storia parla di un uomo che trova una borsa per strada e capisce che una donna sicuramente è stata derubata, e una volta che il ladro si è impossessato del borsello ha lasciato la borsa così dove capitava. La porta alla stazione di polizia, sono impegnati in quel momento, gli chiedono di ritornare, lui quindi se la porta a casa, comincia a rovistare all'interno della borsa e scopre dei piccoli particolari che gli fanno capire alcune cose sulla proprietaria della borsa. Si comincia chiaramente ad incuriosire perché si fa delle domande, si chiede come possa essere questa donna in base soprattutto agli oggetti che trova all'interno della borsa. Basta, non vi dico altro, anche se poi insomma la storia si sviluppa. Voi immaginate praticamente il finale più scontato, ok? E praticamente quello che succede qui è esattamente quello che vi siete immaginati, cioè è veramente super scontato. Non mi è piaciuto neppure come è scritto, perché praticamente non ci sono dialoghi veri e propri, nel senso che ci sono i dialoghi ma non sono delimitati, comunque definiti dalle virgolette. Quindi all'interno della narrazione ci sono delle frasi che rappresentano invece frasi parlate, e quindi c'erano dei punti in cui leggevo una frase con una certa tonalità e poi dovevo tornare indietro perché dovevo dire no, questo non l'ha pronunciato il narratore, lo sta pronunciando un personaggio. Quindi a me di solito gli esperimenti anche appunto di scrittura piacciono, ma questo veramente è proprio inutile, rallenta la lettura e confonde, quindi non mi è piaciuto. E poi appunto la storia troppo scontata, troppo banale, quindi no, bocciato. Il secondo libro che ho letto a luglio è stato Non chiedere perché di Franco Di Mare, che voi trovate con questa copertina perché mi è stato realizzato un film chiamato L'Angelo di Sarajevo, però la copertina del libro è questa. Franco Di Mare praticamente ha raccolto, anzi questa la togliamo per ora, ha raccontato una storia vera, una storia realmente accaduta, parlando di questo Marco De Luca, che è un giornalista, diciamo era negli anni 90 un inviato di guerra, quindi uno di quei giornalisti che andavano nei posti più pericolosi per creare dei servizi da mandare in Italia per essere poi mandati in televisione, e appunto in quel periodo era a Sarajevo. Praticamente la storia quindi parla di come questo Marco, questo giornalista, abbia dovuto fare un servizio relativo a una bomba caduta vicino ad un orfanotrofio e si sia innamorato perdutamente di una bambina vista in questo orfanotrofio, e quindi il libro dovrebbe raccontare la sua, diciamo, la sua odissea tra documenti e permessi per riuscire a portarsi a casa questa bambina e diventare suo padre. Allora, in realtà il libro non mi è piaciuto per niente, perché è bello quando si decide di raccontare un'esperienza di una persona, l'esperienza particolare di una persona, perché insomma molto spesso si può trarre ispirazione, si possono trovare degli insegnamenti, ed è bello leggere di persone forti che hanno lottato per qualcosa di bello. In questo caso però non è così. L'uomo che, questo Marco De Luca, che appunto vuole adottare questa bambina, non attraverso un'odissea lui riesce ad adottarla senza un minimo problema, nel senso che
Lui aveva tante conoscenze, ovviamente, quindi le conoscenze l'hanno aiutato a superare qualunque tipo di ostacolo. Oltretutto lui è single, mentre adesso chi vuole adottare, ma da sempre chi vuole adottare deve essere una coppia e devono, oltretutto devono essere sposati, mentre lui stava divorziando dalla moglie, quindi è anche un padre, sarebbe diventato un padre single. E si innamora praticamente di questa bambina in modo quasi egoistico, nel senso che qualunque altro bambino, magari che sarebbe stato anche più semplice adottare, lui non lo vuole perché vuole soltanto lei, perché è molto bella, e lui nella totale ingenuità decide di lottare per portarsi a casa questa bambina, senza sapere come accudirla, dove trovargli un posto, senza pensare al fatto che lui è lì per lavorare ed è in una zona di guerra e che quindi dovrà in qualche maniera anche proteggerla. E, o semplicemente pensare a chi la terrà nei momenti in cui lui ha a fare i servizi, cioè lui senza pensare a niente vuole questa bambina. Oltretutto mi è sembrata proprio un'offesa nei confronti di chi veramente vuole adottare, che veramente, e non sono nemmeno io, ci sono persone che hanno veramente passato degli ostacoli, dovuto distruggere degli ostacoli giganteschi, va bene? Quindi non c'è paragone, lui in 3 settimane si porta a casa una bambina senza muovere un dito, perché ha le conoscenze giuste da una parte, e poi qualunque problema ci sia nella sua mente, perché lui intanto ci pensa, no? Dice, ma oddio, se poi succede questo non me la fanno portare, se non mi arriva quel documento non me la fanno prendere. Però in realtà niente di quello di cui lui ha paura accade, perché conosce gente importante che gli permette di avere questa bambina, quindi lui prende e se la porta a casa. Non lo so, non mi è piaciuto, è molto... cioè, no. Questo è proprio un libro che dalla trama viene fatto passare come se questo fosse appunto un santo, quando in realtà è sì, ha fatto una cosa bellissima, ha portato a casa una bambina cercando di dargli e dandogli sicuramente una vita migliore di quella che avrebbe avuto a Sarajevo, ma rimane il fatto che non ha assolutamente passato tutti i problemi, le difficoltà che vengono presentate dalla trama. Lui ha avuto una strada spianata e non è così. Quindi avrei preferito una storia vera di una persona di oggi che tenta di adottare un bambino dall'Italia, facendo diciamo tutto il percorso l'iter burocratico necessario, e secondo me è più di ispirazione rispetto a questo, perché questo ti fa capire che se non hai le conoscenze non fai niente, ma se le hai veramente puoi fare di tutto. Quindi anche questo bocciato. Ultimo libro letto nel mese di luglio è stato Il sangue versato. Come sapete io ho una piccola collezione, sono 12 volumi che uscivano in edicola di questa categoria, insomma questa serie, collana giallo Svezia, e niente, e quindi questo è il terzo, io sto andando in fila ma li leggo proprio ogni tanto quando ho voglia di leggere qualcosa del genere. Allora, anche in questo caso appunto Il sangue versato è di Asa Larsson, penso si pronunci, e come accade per praticamente tutti i libri che fanno parte di questa collana, in realtà l'autrice ha scritto tanti gialli dove c'è sempre il solito protagonista, e noi lo sappiamo perché durante la narrazione ci sono dei riferimenti a episodi sicuramente accaduti in altri libri. Questo non toglie che il libro si possa leggere tranquillamente da solo, perché c'è comunque un'indagine da svolgere che inizia e finisce all'interno del libro. Semplicemente, ecco, questo è un modo per farci incuriosire sui personaggi, se ci sono piaciuti i protagonisti magari andiamo a recuperare anche gli altri titoli della stessa autrice. In questo caso siamo appunto in Svezia, in un piccolo paesino dove viene ritrovata una donna che in realtà è il... ora non mi viene... è un pastore, ecco, un pastore donna che viene ritrovata nella chiesa dove lei predicava piena di ferite, quindi insomma si vede che è stata anche picchiata e poi è impiccata ad una catena. Quindi praticamente la polizia comincia a indagare su questa donna e scopriamo man mano diverse cose relative allo scompiglio che aveva creato questo pastore una volta arrivata nel paese. Perché? Perché lei era una fortissima femminista, quindi lei aveva creato un'associazione che riuniva tutte le donne del paese per aiutarsi nelle faccende o comunque nei problemi quotidiani, aveva creato un'associazione per proteggere una lupa che abitava le foreste in quel periodo, aveva aiutato alcune donne a separarsi dal marito e liberarsi del marito quando subivano delle violenze, quindi insomma era tanto amata da una parte del paese, tanto odiata invece da un'altra parte del paese, nonostante ecco fosse una donna effettivamente in profondità buona, però a qualcuno era tornato un po' scomodo il suo comportamento, e tra le persone che non la vedevano di buon occhio c'erano anche alcuni esponenti della chiesa. La polizia indaga, ma in realtà non è un'indagine
l'indagine non è predominante all'interno di questo libro, perché sì, ci sono dei piccoli indizi che vengono trovati man mano durante le pagine, però sono molto rari, sono diradati bene durante la trama, perché ogni capitolo è visto dal punto di vista di un personaggio, di qualcuno del paese. I personaggi sono tanti effettivamente, ma se questo libro lo leggete per esempio in vacanza, quindi comunque in un momento in cui non dovete stoppare la lettura e magari far passare una settimana prima di riprendere il libro, quindi se lo leggete con una certa regolarità ci si distregge benissimo tra i personaggi, si capisce bene chi sono, anche se sono numerosi. E appunto ogni personaggio racconta qualcosa sia del presente che del passato che riguarda questo pastore, e quindi capiamo chi la amava, chi la odiava e in che misura veniva amata e odiata dai vari personaggi. C'è poi questa Rebecca, che è un avvocato, che io presumo appunto lei fosse il personaggio principale degli altri libri della stessa autrice. E sembra che sia la protagonista, nella trama viene scritto che indaga lei insieme alla polizia, in realtà non è così, lei sta affrontando una fortissima crisi psicologica e un po' di depressione, è tornata nel suo paese natale dove appunto si sta svolgendo questa indagine. Lei dà una mano alla polizia, però ecco, non è un personaggio predominante, e sì, la sentiamo come protagonista, così come sentiamo protagonista la donna della polizia che indaga, però in realtà ci sono tanti protagonisti, perché tanti personaggi hanno grande valore all'interno del libro e hanno tanto spazio all'interno del libro, quasi più dei protagonisti effettivi, ecco, non so se mi sono spiegata. In generale comunque il giallo mi è piaciuto perché era intrigante, l'ho letto molto velocemente proprio perché mi prendeva, avevo voglia di sapere come andava a finire. L'unica cosa, ecco, che posso dire è che non vi dovete aspettare uno di quei gialli in cui gli indizi si susseguono quasi in ogni pagina. In realtà gli indizi vengono fuori lentamente e quasi quasi gioca più la fortuna che l'intelligenza del poliziotto, ecco, solo questo. Però in realtà è un libro molto carino, si legge bene, e poi devo essere sincera, quando le donne scrivono i gialli a me piacciono sempre un pochino di più, quindi questo mi è piaciuto finalmente. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere voi cosa avete letto nel mese di luglio, e io adesso sono impegnata in altre letture, speriamo che il prossimo mese insomma sia ancora più interessante, perché purtroppo questo mese 2 libri su 3 non li ho proprio amati. E basta, io vi ricordo che tutti i miei contatti sono sotto e noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao!